Il video di scuse e di ammissione di responsabilità di Chiara Ferragni è arrivato forse un po' in ritardo, ma se non lo avesse proprio fatto sarebbe stato anche peggio, lo ha confermato l'esperto a fanpage.it. Ha fatto bene a farlo? Sì. Ha fatto il video migliore possibile? Probabilmente no, non poteva restare in silenzio, anzi ha sbagliato i giorni prima in cui ha scelto la strategia sbagliata del silenzio. Le va riconosciuto che ha rimesso la barra al posto giusto abbastanza velocemente. Data la sua esposizione su questi temi, sarebbe stato strano il silenzio totale. Non poteva continuare ad arroccarsi su quelle posizioni. Questo le avrebbe nociuto molto. Senza questa uscita pubblica avrebbe avuto un danno d'immagine maggiore. Purtroppo però ha sbagliato il tono, non trattandosi di una diretta. Anche se ti commuovi, quel genere di commozione in quel messaggio stride, è fraintendibile. Avrei cercato un modo più deciso perché ha comunque preso un'azione decisa che non è facile fare, ammettere di aver sbagliato. Il tono commosso e le lacrime però non è detto che siano stati studiati. Non bisogna dimenticare che anche personaggi noti, abituati a queste cose, hanno comunque una loro emotività. Se fosse stata studiata in maniera corretta, io da consulente glielo avrei fatto rifare senza commozione, perché è proprio quello che lo fa apparire strano. Rischi ad aprire le facili critiche sulle lacrime di coccodrillo. Se l'avesse studiata a tavolino, avrebbe usato un tono deciso. Sarebbe stato opportuno che lei stessa ammettesse l'errore anche qui, in questo altro caso. Doveva tirare lei fuori la cosa senza aspettare che lo facesse un altro. Ha parlato una prima volta, non può non parlare anche una seconda. Ha chiarito l'elemento Pandoro, deve chiarire anche l'elemento uova di Pasqua. Altrimenti rendi meno efficace il messaggio, dici che hai sbagliato perché è finito sui giornali o perché lo credi veramente. Secondo me lo crede davvero e ha imparato la lezione. Un'azienda non è infallibile, anche se si chiama Chiara Ferragni. Lei è un brand, ma avere il coraggio di ammettere l'errore non è facile. Lei lo ha fatto, altri no. Di base l'errore di comunicazione è stato proprio non essere chiari sulla natura commerciale dell'iniziativa e mescolarla con la beneficenza, senza essere del tutto trasparenti. Non puoi farmi intendere che il mio acquisto porta soldi all'ospedale.